Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ci troviamo all'interno di Studio One 4 per analizzare la nuovissima funzione dedicata all'arrangiamento attraverso i patterns. Infatti Studio One 4 introduce un nuovo sistema di arrangiamento MIDI, non troppo dissimile da quello che abbiamo già visto anche in FL Studio o in Ableton, ma con funzioni avanzate soprattutto sotto l'aspetto creativo, per cui un passo avanti per chi normalmente tende a comporre utilizzando loop. Vediamo come utilizzarlo. Apriamo immediatamente una traccia pattern con Insert Pattern. Abbiamo già la possibilità di vedere l'editor qui in basso relativo al pattern che abbiamo creato. All'interno di questo pattern abbiamo un aspetto simile a quello di un sequencer su cui possiamo disegnare la nostra composizione sia ritmica sia melodica. Andiamo quindi a prendere confidenza con il nostro primo nuovissimo Instruments Impact XT. Torniamo nel mixer, aggiungiamo il nostro Impact e carichiamo all'interno una batteria elettronica da utilizzare appunto per la creazione di un pattern. Vi ricordo che con l'arrivo di Impact XT sono stati aggiunti anche un paio di gigabyte di suoni nuovi campionati, particolarmente adatto a chi compone e scrive canzoni hip hop e trap. Come vediamo sul mixer, Impact mostra immediatamente le uscite separate sul banco, appunto, sulla finestra di mixer, relative ad alcune delle celle. L'individuazione dell'uscita avviene attraverso questo numero, quindi da qui possiamo scegliere su quale delle sei uscite separate possiamo dirigere i nostri campioni. Oltremodo possiamo anche switchare ed utilizzare sempre all'interno della stessa istanza di Impact altre pagine contenenti nuove librerie di loop senza dover necessariamente appunto aprire un'altra sessione. Torniamo sul nostro Impact, lo pinniamo e ritornando nell'editor dei pattern indirizziamo l'uscita del nostro track instrument pattern direttamente nell'Impact. In questo modo, cliccando nella funzione Drum Mode, avremo già i nomi che appaiono sui nostri pad dell'Impact. In questo modo scrivere la batteria diventa estremamente semplice. Partiamo ad esempio dalla cassa. Quindi come su un sequencer standard possiamo scrivere la cassa. Selezioniamo il loop ed andiamo di composizione. Cerchiamo di creare appunto una sequenza di cassa interessante. Quindi primo colpo. Inseriamo un clap. Un hi-hat, accedendo ai menu sottostanti attraverso appunto il pulsante di Show Hi-hat Automation Lanes possiamo lavorare sulla velocity. Lavorare sul repeat, quindi creare dei glitch all'interno. Ed aggiungere delle percussioni. Questo verrà salvato come variazione 1 che troviamo qui in alto. La terza funzione che noi troviamo qui a destra viene chiamata probability, ossia per ogni traccia che noi andremo a selezionare potremo scegliere la probabilità con cui verrà suonata la stessa parte e quindi creare delle variazioni casuali all'interno del loop stesso, ad esempio. Qui in alto troviamo la possibilità di lavorare con il loop a 16 step, come vediamo ora, e far sì che ogni
suono sia agganciato alla griglia dei 16 step oppure ad una griglia più corta o più lunga, aumentando le possibilità di variazione del loop. Ad esempio la cassa nuova, abbiamo quindi 16. Qui diamo una probabilità del 50%. Possiamo poi attraverso il gate stringere il suono, ma questo lo vedremo meglio nella situazione armonica. Dare anche uno swing al loop. E una volta decisa la prima variazione possiamo proseguire creando e quindi componendo una seconda variazione. Per fare questo apriamo l'inspector e aggiungiamo una variazione a questa copiandola. Per cui duplicate variation e nella variazione 2 ad esempio potremmo cancellare alcune parti. Facciamo una prova togliendo la cassa sia principale sia secondaria. E una percussione. Aggiungiamo una cassa. Creiamo adesso una terza variazione, a cui ripristiniamo la cassa, ma nascondiamo alcune parti. Ora, disponendo già di tre variazioni con relativi parametri sia di velocity sia di repeat che probability, ma possiamo ovviamente anche aggiungere i normali parametri MIDI che trovavamo nell'editor MIDI, possiamo iniziare a comporre un nostro groove. Per cui primo pattern, facciamo ovviamente una ghost copy del pattern ed una terza. Per utilizzare le variazioni che abbiamo scritto, dal menu a tendina qui possiamo scegliere quale far suonare al loop. Per cui il primo suonerà la prima variazione, il secondo la terza, per esempio, e il quarto la seconda. Ascoltiamo ora la sequenza delle variazioni che abbiamo appena scritto. Facciamo la stessa cosa a livello armonico. Creiamo una seconda traccia relativa, per esempio, ad un basso. Questa la chiameremo ritmica, aggiungiamo una nuova traccia strumento che chiameremo basso e creiamo un secondo sistema di patterns, per cui su questa traccia, aggiungi pattern, avremo modo ora di comporlo. Ci serve uno strumento che suonerà il basso, prendiamo in esame questa volta il vecchio Mai Tai, da cui poi sceglieremo un basso. Prendiamo ad esempio un basso funk, entriamo nella sequenza dei pattern ed iniziamo a scrivere il nostro basso. In questo caso utilizziamo il vecchio sistema del basso e levare. Attraverso il sistema di probability possiamo creare dei groove improvvisati di basso. Attraverso il gate, come vi spiegavo, possiamo stringere il suono che viene prodotto. Oppure allungarlo. Creare anche in questo caso una variazione.
e spostare poi facilmente, copiandolo, il secondo pattern. Allunghiamo il loop e sentiamo il risultato. Lo stesso principio può essere applicato anche agli accordi, ovviamente, e anche a tutti gli altri strumenti MIDI. Analizziamo le altre funzioni relative al pattern, per cui possiamo, ad esempio, settare il pattern già con i parametri preimpostati, per esempio ogni 4, ogni 8, riempire la lane, svuotarla o creare uno slicing. Possiamo ovviamente anche abilitare il record e quindi registrarlo con la tastiera. Torniamo sulla nostra registrazione principale. Possiamo anche inserire le pause oppure cambiare il nostro strumento selezionato. Accedere all'editing delle variazioni dal menu qui, se non avessimo ad esempio l'inspector attivo. Questo è quindi il nuovissimo sistema di patterns creato per Studio One 4. Spero che questa lezione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Vedrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao, a presto!